Welcome to ATV Resort. Have a Reti Day. Dall'aeroporto internazionale di Male, volando per circa 40 minuti verso nord, c'è questa isoletta situata nell'atollo di Baa. Ci attrae subito l'avvolgente atmosfera della giungla maldiviana che ci fa sentire veramente a contatto con la natura. Il Reti Beach è un accogliente resort a 4 stelle in stile maldiviano. È stato proprio pensato per offrirvi un'esperienza diversa da quelle che di solito vengono proposte nelle Maldive. Sentieri solitari tra gli alberi, verso il mare. Sulla sabbia a piedi nudi in piena libertà. Un drink? Libri e ping pong? Carambola? O solo un momento di tranquillo relax? Ci troviamo in una delle riserve maldiviane della biosfera riconosciuta dall'UNESCO. Angoli di tranquillità. Passeggiate romantiche. Una piscina tra gli alberi. Una spiaggia da fiaba. E subito il mare. Intorno alla spiaggia a nord dell'isola le water villa, riservate e confortevoli. Dopo il tramonto, la magica notte del Reti, un ristorante in fondo al pontile. Visit Reti Beach, enjoy Modo Baa. Dal Sudafrica un delizioso slow Chenin Blanc del 2020. Piatti appetitosi serviti in un'atmosfera di calda riservatezza. Grandi finestre che si affacciano su un giardino vista mare. Il R&D è veramente unico nel suo stile. Un ricco buffet allieta le colazioni. Granola, frostis e frutta secca. Marmellate di tutti i tipi. Sciroppi e burro di arachidi, miele e Nutella. Visitiamo Kiadu. Questa è la sua scuola elementare. Siamo a circa 120 km a nord di Male. Kiadu ha una popolazione di 500 abitanti. L'isola è rinomata per la tessitura delle foglie di noci di cocco. Agricoltura, pesca e turismo sono le sue risorse economiche. La gita a Kiadu ci ha messo appetito. Il Mood Bar è l'ideale per uno spuntino. Un bel prosecco per cominciare. Vista mare tutta intorno a noi. Prelibato assortimento di pesce e crostacei di tutto rispetto. Buon appetito! Dal Reti è facile raggiungere in pochi minuti di barca una delle tante aree marine protette riconosciute dall'UNESCO nel 2021 per la loro ricca biodiversità. Le Water Villa del Reti si estendono a semicerchio intorno alla spiaggia settentrionale dell'isola. Camminando sulla spiaggia in senso antiorario, raggiungiamo un posto ideale per vedere il tramonto. E i tramonti al Reti
sono indimenticabili. Ogni sera a R&D si organizzano cene con un tema diverso. Stasera è di turno la Pasqua. Il buffet è veramente grandioso, ce n'è per tutti i gusti. Le Water Villa del Riti sono luminose, accoglienti e dotate di ogni comodità. Lo stile degli arredi è arioso e moderno. Potete prendervi il sole o scendere a farvi un bagno nell'acqua color smeraldo. Lo snorkeling nelle riserve marine dell'atollo di Ba è un'esperienza unica, coinvolgente, un vero paradiso di emozioni. Come a Riti Beach, nell'atollo di Ba ci sono altre isole dove la natura incontaminata dal progresso vi può far vivere meravigliosi momenti. Kamadu, per esempio. ...550 metri in lunghezza, 480 in larghezza, 350 abitanti che abitano per lo più nella parte settentrionale dell'isola. A sud dell'isola tante palme e una fitta vegetazione. Poi l'incantevole spiaggia di Bikini, dove passeggiare liberi e felici. Al tramonto, al molo di attracco, delle razze curiose si avvicinano alla riva. Dall'Australia un Sauvignon Blanc del 2018 con un mix di frutta tropicale, pera e agrumi. Per entrare un'insalata di polpa e gamberetti. Poi un Maine Coon con aragosta alla griglia. E per finire un delizioso tiramisù congelato alla crema.
Al mattino un'altra entusiasmante avventura nei fondali maldiviani. Continuando a nuotare in lungo e in largo, la vita sottomarina scorre sotto di noi come in un film e ci dona immagini inebrianti di grande bellezza. A Riti c'è anche un centro dive a 5 stelle Padi che organizza immersioni in diversi punti dell'area marina protetta dell'atollo di Ba'a. Ci sono anche corsi per principianti. Nel centro benessere del Riti, oltre a godere dei rilassanti e piacevoli massaggi, potete acquistare prodotti di qualità difficilmente reperibili altrove. Il Coconut Spa è un brand di eccellenza largamente noto nelle Maldive. Professionalità e competenza vengono conseguite in corsi di addestramento a Bali. Particolare cura è riservata ai trattamenti per il viso. Dopo un massaggio, un rilassante infuso è quello che ci vuole. Giochi di luce. Il tempo rallenta. E i pensieri diradano nella visione del mare. Cenare al Saima Garden. Sotto un gazebo in riva al mare. Uno Chardonnay spagnolo del 2020 come aperitivo. Nel suo aroma frutti della passione agrumi con un tocco di rovere.
e per cena Shiraz del 2020, alquanto strutturato, secco e con aromi di frutti rossi. Piatti di cucina internazionale, rivisitati con gusto maldiviano, allietano piacevolmente la cena. Per il dessert, un buon bicchiere di porto va proprio bene. Avete una predilezione per il pesce alla griglia? Il Ready Grill è la scelta giusta. Tavolini che danno sulla spiaggia. Pizze cotte con vero forno a legna. Un fresco vino bianco di qualità. Il pesce e i crostacei che avete scelto sono preparati davanti a voi. E ora a tavola! Lo sapevate che solo 200 delle 1192 isole maldiviane sono abitate? Trovarsi in un'isola deserta delle Maldive ti fa comprendere cosa videro i primi abitanti quando nel V secolo a.C. approdarono in isole come questa. Solo sabbia, cielo, mare. I maldiviani sanno essere premurosi, gentili e cortesi con i turisti. Ma le Maldive sono ancora oggi quelle di un tempo. Incantevoli per la loro naturale antica bellezza.